chi era Flavio Giuseppe? È una figura interessantissima. Flavio Giuseppe è un nobile principe ebreo che si trovò coinvolto nella rivoluzione giudaica ed ebbe il comando di una truppa importante nella gestione di un assedio nel nord, in Galilea. Fu una delle principali roccaforti a cadere, una delle prime principali roccaforti a cadere, e cadde sotto il generale Vespasiano, che poi divenne imperatore. Tra l'altro, Flavio Giuseppe pare abbia preconizzato a Vespasiano di essere destinato a diventare imperatore, insomma, una serie di vicissitudini molto interessanti. Flavio è uno storico, un valente storico, e lui cerca di difendere gli ebrei che si sono ribellati a Roma e che si trovano in una situazione veramente difficile dopo la guerra, e cerca di, da un lato, portare Roma. Io semplifico in maniera drastica. Roma ha un atteggiamento di simpatia verso la grande tradizione religiosa, culturale e nazionale dell'ebraismo, e gli ebrei verso Roma. Non era quella di Giuseppe una ambizione facile. Comunque, in una sua opera scritta in greco, molto importante, che si chiama Le Antichità Giudaiche, cioè una vera e propria storia degli ebrei fino alla sua epoca, all'epoca sua contemporanea, Flavio Giuseppe menziona Gesù e lo fa in due passi. Il primo è un'informazione abbastanza attendibile che ci giunge dal libro XX. Flavio qui sta narrando le premesse alla rivolta e informa Flavio della uccisione di Giacomo. Giacomo venne ucciso nella vacanza tra il procuratore Festo e il procuratore Albino. Sono gli ultimi, il terzultimo e il penultimo procuratore prima di Gessio Floro, che è quello che fece scatenare la rivolta per la sua cattiva gestione. In questo frangente, nella sede vacante tra i due procuratori, il sommo sacerdote Anania, un parente forse di quello che ha messo a morte Gesù, il sommo sacerdote riunì un consiglio, il Sinedrio, e fece comparire Giacomo e lo fece lapidare. Giacomo chi è? Giacomo, fratello di Gesù, è il capo della Chiesa di Gerusalemme. Questa informazione ci è confermata da altre fonti, tra cui gli Atti degli Apostoli, se si tratta, così come con buona probabilità, dello suo personaggio. Qui Flavio menziona Gesù. Questo è un piccolo passaggio, come dire, non particolarmente celebre, ma molto importante perché fuori da ogni discussione storica. L'altro passo è sempre dalla stessa opera, Le Antichità Giudaiche, ed è conosciuto come, scusate, sì, Le Antichità Giudaiche, al libro XVIII, ed è conosciuto come il Testimonium Flavianum, cioè la testimonianza di Flavio nei confronti di Gesù. È un testo che ci dà una serie di informazioni su Gesù, ma è un testo che nella storiografia è discusso all'inverosimile perché probabilmente un testo interpolato. E questo in base alla critica testuale che è stata operata dai filologi e non da oggi. Vi evito di annoiarvi. Comunque, chiaramente il testo è stato ricopiato nell'antichità, è stato ricopiato nel Medioevo, è stato ricopiato da amanuensi cristiani. E sembra che abbiano aggiunto delle informazioni, non abbiano forse corretto, ma aggiunto. È molto difficile perché c'è molto dibattito su questo, voi capite. Il nostro interesse è la testimonianza su, facciamo finta che sia ancora col vecchio esempio di prima, un fatto, il testimone oculare, non è oculare, ma che ha molto vicino
a oculare perché è quasi contemporaneo, anche se successivo, ma di poco, il testimone sembrerebbe non di parte, quindi che ci dia delle informazioni indipendenti da quelle che ci danno i quattro evangelisti, però ci sono dei dubbi. Allora possiamo fidarci di questo testimone? Allora, è stata recentemente scoperta una versione araba delle antichità giudaiche, un'antica versione araba che forse presenta un testo più vicino all'originale. Io non entro nella questione, anche perché non sono un esperto di questa questione né di Flavio Giuseppe, ma mi riferisco a quello che presenta il mio professore di teologia fondamentale Pieninot sul suo manuale, e vi leggo la ricostruzione operata dalle antichità giudaiche di Flavio nella versione araba, pubblicata da un certo Pines, che tra l'altro è egli stesso un ebreo, e leggo il testimone flaviano. Questo è il massimo della testimonianza non cristiana su Gesù nel primo secolo, e voi vedete che è molto poco in realtà. In quei tempi viveva Gesù, un uomo saggio. La sua vita era perfetta e compì opere sorprendenti. Le sue virtù furono riconosciute e molti giudei e pagani divennero suoi discepoli. Pilato lo condannò alla morte sulla croce. Coloro che erano suoi discepoli predicarono la sua dottrina. Affermarono che era loro apparso come vivente 3 giorni dopo la sua passione. Forse era il Messia, a proposito del quale i profeti avevano detto tante meraviglie. Ancora, fino ad oggi, esiste la comunità dei cristiani così chiamati a causa di lui. Questo il testimonium Flavianum secondo la ricostruzione più verosimile. Quindi il testimone ha bisogno di essere indagato, immaginatevi il fatto che c'è dietro. Oltre al testimonium Flavianum abbiamo alcune righe di Tacito e alcune righe di Svetonio. Ma vorrei soffermarmi, prima di elencarvi una serie di informazioni, su il problema delle fonti extracristiane su Gesù, che sono tutte molto piccole, che sono tutte. Queste fonti, in fondo, a parte in alcuni aspetti, forse Giuseppe, non sono interessate direttamente a Gesù, quanto al fatto che esistano ancora, dopo parecchi decenni dalla sua morte, i suoi discepoli. Così Tacito, che ci parla dell'incendio di Roma, della persecuzione di Nerone contro i giudei, così Svetonio, così Plinio il Giovane che chiede all'imperatore Traiano informazioni su come deve comportarsi con questi cristiani che sono un po' strani. E anche Flavio è mosso dal suo interesse verso Gesù dal fatto che esistano ancora delle comunità di cristiani così chiamati a causa di lui. Quindi il dato monumentale, tra virgolette, che rimane, è che c'è un gruppo di persone che man mano diventa sempre più importante numericamente, che si rifà a questo personaggio. Quindi questo personaggio è certamente esistito, non vi sono dubbi, e questo personaggio ha suscitato un seguito dopo la sua morte, molto forte. Questo è un primo dato storico fondamentale. In fondo, anche noi non siamo interessati a Gesù per lui. È una cosa molto grossa quello che sto per dire. Ma da un punto di vista laico, il più laico possibile, alla fin fine, perché interessa un'indagine su un oscuro personaggio del primo secolo? Interessa perché ancora oggi, 2000 anni dopo, ci sono degli uomini che ritengono di vedere in questo oscuro personaggio qualcosa di fondamentale per la loro vita. Dunque, Gesù
importante per la storia e per la ricerca storica non in sé, perché sappiamo pochissimo, ma a causa del cristianesimo. E il fenomeno cristianesimo, il fenomeno storico cristianesimo che accende la nostra attenzione storica sul personaggio che l'ha originato. Questo è un fatto molto importante. E questa è una prima piccola risposta a Iossa. Perché cerchi Gesù a prescindere dal cristianesimo? È il cristianesimo il motivo, in fondo, per cui sei interessato a Gesù. Questo è molto importante.